Il meccanismo dell'erezione e la sessualità in generale è stata programmata perché riguardi la coppia nel suo insieme. Noi abbiamo un meccanismo dell'erezione molto delicato, molto sofisticato, proprio perché il creatore ha voluto rendere partecipe anche la partner del gioco amoroso. E questo è evidente anche perché altrimenti all'interno del pene noi potremmo aver messo un osso, aver avuto un osso, come ne abbiamo tanti da varie parti del corpo, che ovviamente avrebbe reso i rapporti sempre automatici, quindi non ci sarebbe stato bisogno né di avere l'eccitazione, il desiderio sessuale, qualunque partner andava bene. In realtà, se il meccanismo è così delicato e è così sottoposto alla psiche e quindi a tutti i fenomeni ad esso collegati, è evidente che anche la donna deve giocare un ruolo molto importante nel determinare il desiderio, la voglia di avere un rapporto, il piacere di stare insieme. L'uomo, viceversa, quando si trova di fronte a un problema di questo tipo, e capita, perché nella vita di tutti i giorni, direi a quasi tutti gli uomini, è capitato almeno una volta nella vita di avere un periodo, un momento, una circostanza in cui l'erezione non era sufficientemente valida. Ma in alcuni casi è una cosa talmente temporanea e veloce che non crea problemi, ma se questa cosa si dovesse ripetere 2 o 3 volte nella psiche maschile, comincia a venire fuori quel tarlo del dubbio sulle proprie capacità sessuali, sulla propria virilità, che comincia a scavare piano piano nella psiche. Di fatto, quando ci troviamo di fronte a un rapporto, un nuovo rapporto, la psiche va a quello che era successo la volta prima e quindi affrontiamo il rapporto non più con la tranquillità che dovremmo avere, ma con un'ansia rapportata alla prestazione sessuale. Da qui si parla di ansia da prestazione. L'ansia però in pratica è determinata dalla liberazione di alcune ghiandole nel nostro corpo, di alcune sostanze chimiche, la più importante delle quali si chiama adrenalina, l'avrete sentita dire. L'adrenalina è un potente vasocostrittore, eccitante e vasocostrittore, quindi riduce il calibro dei vasi sanguigni che portano il sangue dagli organi più periferici, in particolar modo al pene. Quindi una delle prime cose che diventano evidenti in una fase d'ansia è la perdita dell'erezione, perché si riduce il calibro dell'arteria e passa meno sangue, quindi non riusciamo a mantenere quell'afflusso necessario per mantenere l'erezione. L'uomo si rende conto che sta perdendo l'erezione, questo gli rende la cosa ancora più ansiogena, libera ancora più adrenalina e quindi diventa un circolo vizioso, il classico gatto che si morde la coda, per cui il problema non lo si risolve concentrandosi, come si diceva un tempo, ma evidentemente cercando strade alternative.